Buonasera dallo Sport City di Alvaro del Portiglio, sesta giornata della Lega Calcio A8 Serie A2, incontro che vede Conti a porsi Barcellona Caffè e Sporting Blues 6-4-6. Andiamo a leggere. Possesso palla riconquistato dai Blues, che adesso ripartono. Pallone ancora buono, c'è cioè questo tiro che finisce fuori. Da segnalare comunque questa prima conclusione del match. Pallone preso poi da Perticarini. Perticarini ha un po' di spazio, allarga a sinistra. Pallone in mezzo! E alla fine c'è la parata di Sanguigni in calcio d'angolo. Per cui perde palla, scivola il giocatore del Barcellona. Allora Perticarini può ripartire. Perticarini allarga a destra. Tiro! E alla fine devia in calcio d'angolo Sanguigni. E Santoro. Santoro, cross in mezzo, colpo di testa e pallone di poco alto. Qui lo Sporting è andato vicinissimo al gol. Dove non c'erano giocatori schierati. Qua intanto c'è un pallone splendido. Il pallonetto, ma l'arbitro ferma il gioco. Qui è nato veramente un Eurogol. L'arbitro ha fischiato un fallo. Arriva questo cross, il colpo di testa! E arriva il gol di Iuri Schiavoni, che non fa rimpiangere l'assenza di Scaglietta. 1-0. Perticarini, ancora Carchedi. Lunghi in avanti a cercare Schiavoni, fa passare il pallone, poi Schiavoni riprende palla e calcia col destro, alto! Diretta. Vediamo come imposteranno questa punizione i bianchi di Filippo sul pallone. Può andare con il destro e che gran bel gol di Filippo Andrea. 1-1 di Filippo. Filippo, l'autore del gol dell'1-1. In avanti, che bel passaggio. Poi c'è questo tiro che finisce alto e qui spreca l'occasione del vantaggio. Il Barcellona Caffè aveva la meglio, non c'è fallo. Parte il contropiede dello Sporting Blues con Perticarini. Perticarini punta la porta, supera un uomo. Possesso palla ancora suo, allarga a destra, perde pace, tiro alto. Lancio lungo, Maftei esce. E si va a prendere questo pallone. Fa subito ripartire i suoi. Perticarini. Che splendido questo pallone. Il colpo di testa. Facile presa per Sanguigni. Battuta a sorpresa. C'è questo tiro. Risponde. E poi sulla respinta. C'è il 2-1. Sempre lui. Sempre. Iuri Schiavoni. Doppietta. E 2-1 Sporting. Perticarini con il destro alto. Numero 20 De Pace. Tenterà la botta. Vediamo. De Pace con il destro e buca e sfonda la porta. Emanuele De Pace 3-1. Brutto fallo subito da Santoro che ovviamente ne ha prese tante oggi. Calcio di punizione, battuto subito da Perticarini, battuta a sorpresa, finisce fuori. Tempo e finisce qui 3-1 il punteggio finale. Lo Sporting Blues si catapulta al quarto posto, mentre il Barcellona Caffè rimane incatenato al penultimo posto. Da Riccardo Ausini è tutto, una buona serata.